Buon pomeriggio a tutti e grazie davvero per questo invito all'edizione 2023 del Salone del Libro di Torino. Grazie al CESPI, ad Hydroaid e alla Città di Torino per averci coinvolti a presentare i messaggi chiave del Libro Bianco Valore Acqua per l'Italia. Il Libro Bianco chiude il percorso di lavoro della quarta edizione della Community che The European House Ambrosetti ha fondato ormai 4 anni fa, insieme ad altri importanti partner della filiera dell'acqua in Italia, proprio con la missione di diventare il think tank multi-stakeholder di riferimento per elaborare scenari, strategie e politiche a supporto della filiera estesa dell'acqua nel nostro paese, con l'obiettivo proprio di aiutare l'Italia a diventare un benchmark europeo e mondiale e a superare ancora le tante ombre che purtroppo caratterizzano la gestione dell'acqua nel nostro paese. Un ringraziamento a tutti i partner della quarta edizione della Community che, come vedete da questa slide, guardano a tutto il mondo del ciclo idrico integrato, ma anche molto ai provider di tecnologia, di software, di macchinari e di impianti a supporto della filiera estesa dell'acqua e al mondo dell'agricoltura. Quindi la nostra Community vuole essere veramente rappresentativa di tutto ciò che ruota a 360 gradi attorno alla gestione della risorsa acqua. Da quest'anno abbiamo avviato anche un'importante partnership scientifica con la Fondazione Utilitatis e Utilitalia, con cui abbiamo collaborato anche alla stesura del Blue Book 2023. Permettetemi di presentarvi brevemente i messaggi chiave che emergono appunto dall'edizione 2023 del Libro Bianco. Intanto non possiamo non partire dagli effetti del cambiamento climatico. Nel 2022 abbiamo registrato l'annus horribilis del cambiamento climatico in Italia, che ha messo ancora più in luce la vulnerabilità del nostro sistema di approvvigionamento idrico. Purtroppo i recenti avvenimenti in Emilia-Romagna non fanno che testimoniare questa triste realtà e ci confermano che non è più possibile rimandare un dibattito molto serio e approfondito sulla gestione della risorsa acqua. Intanto il 2022 è stato l'anno più caldo e meno piovoso della storia italiana, perlomeno appunto da quando abbiamo la disponibilità di dati. E se è vero che piove sempre di meno, è anche vero che quando piove, piove in modo sempre più intenso, con piogge estremamente intense nelle nostre città che spesso generano allagamenti e danni appunto all'economia e alle comunità, come purtroppo abbiamo visto in questi giorni. Le analisi del nostro osservatorio, l'osservatorio della Community, ci mostrano che purtroppo la gestione dell'acqua in Italia ha ancora alcune ombre. Intanto il primo dato da cui partiamo sempre è il tasso di investimento. Ad oggi l'Italia investe 56 euro per abitante all'anno nel servizio idrico integrato, un tasso di investimento che, come vedete, è ben al di sotto della media europea di 78 euro per abitante e molto lontano da quello che fanno i best performer europei. Vedete la Danimarca, l'Estonia, la Slovenia, ma anche la Germania e la Francia fanno quasi 2 volte il tasso di investimenti italiani. Per allinearsi alla media europea di investimenti, noi abbiamo calcolato che sarebbero necessari 1,3 miliardi di euro aggiuntivi all'anno e per raggiungere invece la media di Francia, Germania e Regno Unito ci servirebbero 3 miliardi all'anno aggiuntivi. Quindi c'è veramente urgenza nel rilanciare il tasso di investimenti nella filiera. Da questo tasso di investimenti, appunto, limitato, ne consegue un patrimonio infrastrutturale vetusto e inefficiente. Il 25% delle reti idriche italiane ha più di 50 anni e disperdiamo una quota del 41,2% sul totale dell'acqua distribuita, posizionandoci al quart'ultimo posto della classifica europea, dove la media invece è del 25%. E la situazione non migliora guardando alle perdite lineari che ci pongono all'ultimo posto della classifica europea. La tariffa idrica che finanzia gli investimenti, perché l'80% degli investimenti nel settore deriva dalla tariffa, è tra le più basse d'Europa e quindi di nuovo insieme ai tanti operatori della Community abbiamo appunto riflettuto su come sia importante rilanciare anche la tariffa nel servizio idrico integrato. Vedete che in Italia la tariffa è di 2,1 euro per metro cubo, ben al di sotto della media europea dei 3,5 e quasi la metà di quella appunto francese, meno della metà di quella tedesca. Perché questo è importante? Perché una limitata tariffa contribuisce a deresponsabilizzare il consumo della risorsa. I cittadini ovviamente valutano meno una risorsa che appunto costa poco e vedremo poi più avanti, gli italiani non hanno idea di quanto costi l'acqua. E questo porta il nostro paese ad essere uno tra i più idrovori in Europa, come vedete appunto da questa matrice. L'Italia però, e questa è una buona notizia che la nostra community insomma ci tiene a celebrare ogni anno, può far leva su alcuni punti di forza nella gestione della risorsa e su alcune competenze distintive. Abbiamo una filiera estesa che abilita la generazione di quasi un quinto del PIL italiano.
Insieme ai nostri consulenti abbiamo realizzato un database unico che incrocia i dati di bilancio di tutte le aziende della filiera estesa dell'acqua, attraverso il quale abbiamo calcolato che 320 miliardi di euro non potrebbero essere generati senza la risorsa acqua e quindi senza questa filiera estesa che va dal ciclo idrico integrato, ma anche a tutto il mondo dell'agricoltura, delle industrie idrovore, delle imprese del settore energetico. Quindi, di nuovo, senza l'acqua, direttamente un quinto del PIL del paese, appunto, sparirebbe. Una corretta gestione dell'acqua sicuramente passa anche dalle abitudini di consumo dei cittadini italiani. In quest'ultima edizione della Community abbiamo realizzato una survey che proprio va ad analizzare la percezione del valore dell'acqua e le abitudini di consumo da parte degli italiani. E purtroppo da questa analisi emergono 10 paradossi, e permettetemi di non citarli tutti, ma di enfatizzare soltanto quelli che ci hanno colpito di più insieme ai nostri partner. Intanto il paradosso NIMBY del cambiamento climatico. Gli italiani sono ormai consapevoli che il cambiamento climatico sia una delle priorità del paese, lo posizionano al terzo posto, ma quando chiediamo quali sono le priorità sul proprio territorio di residenza, il cambiamento climatico scende in fondo alla classifica e quindi è ancora un problema percepito come lontano dal proprio territorio di residenza. Un altro paradosso che ci ha colpiti è il paradosso del consumatore sostenibile. Noi sappiamo che la qualità dell'acqua di rete in Italia è tra le più alte in Europa, quindi è mediamente di buona qualità, ovviamente con diversità tra i territori italiani, ma meno di un terzo dei cittadini italiani beve abitualmente acqua dal rubinetto, quindi c'è ancora poca percezione sulla qualità appunto dell'acqua di rete. Il paradosso della spesa troppo elevata, lo dicevamo prima. La tariffa in Italia è agli ultimi posti della classifica europea, quindi mediamente l'acqua costa poco, ma 9 italiani su 10 sovrastimano la loro reale spesa in bolletta, quindi pensano di pagare di più, nonostante appunto i limitati costi. E molti pochi italiani conoscono gli strumenti di agevolazione economica previsti in bolletta idrica, che possono appunto andare ad aiutare le famiglie meno abbienti a sostenere appunto i costi della bolletta. Nel libro bianco, che poi è disponibile sul sito appunto della community, è pubblico e lo potete scaricare, trovate il dettaglio di tutti questi paradossi che adesso per brevità non riesco appunto a dettagliarvi. Sicuramente l'educazione ha un ruolo fondamentale per promuovere una nuova cultura dell'acqua e anche modalità di consumo che siano più sostenibili e più responsabili. Partendo da questa convinzione, insieme ai nostri partner abbiamo lanciato nella quarta edizione della Community un progetto pilota nelle scuole italiane, perché siamo convinti che proprio dai giovani possa partire una rivoluzione nell'utilizzo appunto dell'acqua. Abbiamo elaborato un kit dell'acqua che ha proprio l'obiettivo di raccontare anche la complessità che ruota attorno a questa filiera e mettere in evidenza buone pratiche appunto di utilizzo della risorsa acqua. Ad oggi abbiamo coinvolto circa 5.000 studenti delle scuole superiori italiane, lavorando con la rete dei licei TRED e anche con la rete dell'Associazione Nazionale Presidi, con diverse scuole, diversi istituti omnicomprensivi, soprattutto nel sud del paese. E devo dire che abbiamo scoperto che molto spesso i giovani hanno una sensibilità verso il tema ben più spiccata rispetto alle generazioni più anziane e sono quindi, diciamo, la fascia di popolazione ideale con cui appunto promuovere questa nuova cultura, questa rivoluzione appunto nel valore dato alla risorsa acqua. E trovate sempre sul sito della community tutti i materiali che abbiamo elaborato con le scuole. L'acqua impatta anche su 10 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Insieme al nostro team abbiamo elaborato un indice composito che mette in evidenza come l'Italia si posiziona a confronto con gli altri paesi europei nel raggiungimento di questi 10 obiettivi impattati dalla risorsa acqua. Vedete che c'è ancora ampio spazio di miglioramento, siamo al 18° posto in Europa e rimaniamo stabili, fermi sostanzialmente rispetto all'anno precedente. Quindi anche qui c'è ampio spazio di miglioramento. Come possiamo migliorare? Lo abbiamo messo in evidenza con un decalogo di proposte di azione molto concrete per andare a favorire lo sviluppo della filiera e incentivare una gestione efficiente e sostenibile della risorsa acqua. Sono 10 le proposte d'azione che abbiamo presentato nella Giornata Mondiale dell'Acqua alle istituzioni che erano con noi presenti. Intanto una visione sfidante per una filiera dell'acqua e un paese più sostenibile, quindi veramente mettere al centro la risorsa acqua della transizione ecologica e sostenibile del nostro paese. Rilanciare gli investimenti, anche promuovendo il ruolo della finanza green, proprio a supporto degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale della filiera.
superare il water service divide, perché abbiamo ancora importanti divergenze tra i territori italiani, in particolare tra nord e sud del paese, e questo dato medio che avete visto appunto in tante delle slide precedenti è frutto in realtà di tante Italie all'interno del nostro paese. Adeguare il livello tariffario anche per dare maggior valore all'acqua e consentire questa transizione verso un nuovo paradigma circolare e smart. Efficientare la raccolta dei dati, perché è vero che noi conosciamo solo ciò che riusciamo appunto a misurare, e anche comunicare e sensibilizzare verso l'importanza di una nuova cultura dell'acqua e verso abitudini di consumo che siano più sostenibili e responsabili. E infine rafforzare e promuovere tutti quei meccanismi di collaborazione pubblico-privato, come per esempio appunto è anche la giornata di oggi, quindi garantire veramente un dialogo aperto, trasparente tra gli operatori privati della filiera e le istituzioni, con l'obiettivo ultimo di porre veramente l'acqua al centro appunto del dibattito pubblico e delle azioni appunto di sviluppo sostenibile del nostro paese. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che tutti i documenti sono appunto disponibili sul sito della nostra community. Grazie ancora e buon lavoro.